La Guardia di Finanza di Enna ha eseguito nei giorni scorsi una confisca di beni nei confronti di un imprenditore di Regalbuto, Enna, coinvolto nel processo Iblis e già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, in seguito condannato dal Tribunale di Enna per inosservanza della normativa antimafia. La confisca, seguita alla condanna ad un anno e sei mesi di reclusione e 9.000 euro di multa, ha riguardato 13 fabbricati, 8 appartamenti, 3 autorimesse, 2 fabbricati a destinazione produttiva e 105 ettari di terreno situati nel territorio delle province di Enna e di Catania, oltre a denaro per circa 51.000 euro depositato su un conto corrente bancario. L'imprenditore era stato denunciato nel 2019 dalle Fiamme Gialle ennesi al termine di un'attività di investigazione, analisi e monitoraggio delle banche dati disponibili, che aveva fatto emergere il mancato rispetto dell'obbligo imposto dalla legge antimafia alle persone sottoposte a misure di prevenzione personali di comunicare alla Guardia di Finanza le variazioni del proprio patrimonio intervenute nei 10 anni successivi all'applicazione della misura di prevenzione. L'uomo, avendo effettuato operazioni immobiliari a favore di un suo familiare per un valore complessivo di circa 630.000 euro, notevolmente superiore alla soglia d'obbligo prevista dalla legge di 10.000 euro, non aveva informato entro i successivi 30 giorni il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza competente sulla provincia di residenza. Il denaro e tutti i beni confiscati, quindi, sono definitivamente transitati nel patrimonio dello Stato, che potrà ora destinarli ad un effettivo riutilizzo sociale. Il 15 febbraio scorso,